Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Buonasera. Seconda tappa del viaggio alla ricerca del mistero della vita, interroghiamo le scienze. Bentornato a chi c'era venerdì scorso, che ha avuto modo di ascoltare il primo testimone, che era un corpo che ci parlava della vita, con la voce bellissima di Cristina Cattaneo, che peraltro vi saluta. Mi ha scritto un messaggio domenica, mi ha detto che è stata molto contenta di essere qui e mi ha detto una cosa veramente carina, ha detto: io qui mi sono sentita a casa. Ecco, io penso che questo pubblico riesca a far sentire a casa gli ospiti che vengono, è una cosa molto molto bella. Questa sera partiamo avvantaggiati perché Michela Matteoli, l'ospite di stasera, un po' di casa lo è già, perché abita a Brugherio, e quindi partiamo con questo vantaggio. E quindi intanto ti saluto e ti do il benvenuto. Grazie. Nella tua città, peraltro. Grazie. Ecco. Lei prima mi diceva che di solito è abituata a stare seduta lì a vedere qua sopra le recite dei figli, le esibizioni del marito, eccetera. E per una volta l'abbiamo fatta salire sul palco, ecco. L'abbiamo fatta salire perché a lei diamo il compito di dare voce a un neurone. Che cos'è la vita? Stasera lo chiediamo al cervello, laddove i neuroni si connettono tra loro e si passano le informazioni. E questo è un processo meraviglioso che a volte però si interrompe, a volte però si guasta, a volte però non funziona. Sarà affascinante perché il cervello è il luogo dove la vita c'è e dove la vita viene conosciuta, perché dove sentiamo, sappiamo, percepiamo la vita? Nel nostro cervello. Per cui sarà un viaggio affascinante. Per introdurci, io vi faccio fare invece un altro viaggio con la fantasia e vi faccio andare tutti insieme, andiamo a Francoforte, Francoforte sul Meno, però dobbiamo tornare indietro di 130 anni, 1889. E giunti lì, io vi faccio una domanda che forse vi sembrerà strana, è questa: qual è il libro più letto dai bambini di Francoforte nel 1889? Voi direte: vabbè che sei un bibliotecario, però forse fatti vedere da Michela, devi avere qualche rotella che non funziona. In realtà no, perché la risposta a questa domanda è curiosa ed interessante. Il libro più letto dai bambini di Francoforte nel 1889, molti di voi lo conosceranno, è questo. Pierino Porcospino. Conoscete? Vedi? Ricordi di gioventù. Pierino Porcospino è un libro che nasce così. Un papà scrive delle filastrocche, fa delle illustrazioni e le regala al suo bambino per il Natale del 1844. Sono storie interessanti, molto istruttive, cioè ci sono bambini e bambine che o fanno quello che non devono o non fanno quello che devono e pagano delle conseguenze terrificanti, diciamocelo, insomma. Quindi è un libro che oggi, insomma, lascia un po' lì, vi lascio immaginare che fine fa la povera Paoletta che gioca con gli fiammiferi quando non doveva. Ma ve lo leggete, perché viene pubblicato in Italia subito e continua a essere pubblicato ancora oggi, quindi noi in biblioteca ce l'abbiamo. Ma chi l'ha scritto questo libro? L'ha scritto Heinrich Hoffmann, che di mestiere dirigeva la clinica per dementi ed epilettici di Francoforte. Un posto dove aveva centinaia di malati, che lui studiava, con una passione smisurata. Allora c'era un dibattito a quel tempo, tenete conto che Freud non è ancora apparso, siamo ancora qualche anno prima della pubblicazione degli studi sull'isteria, e il dibattito nelle malattie mentali è tra i somatisti, la malattia mentale è nel cervello, e gli psichici, la malattia mentale è nell'anima. Hoffman è un somatista, lui studia, fa le autopsie, studia il tessuto nervoso, scrive manuali, si danna l'anima, ma soprattutto mette su una clinica, se voi sentite la descrizione, in qualche modo
Insomma, anticipa la psichiatria moderna. Per esempio, abolisce i mezzi di contenzione, o meglio, li limita al minimo indispensabile, cerca di creare un rapporto buono con i suoi pazienti. E addirittura a un certo punto si mette in testa di costruirne una nuova, va a cercare i finanziamenti, sapete, quei personaggi che non si arrendono davanti a nulla. E a un certo punto ce la fa. Solo che costruisce una clinica un po' strana che la gente di Francoforte chiama subito il Castello dei Matti. Sulla roccia delle scimmie, peraltro, che era il posto dove lui aveva trovato il terreno. E lì si mette con i suoi pazienti e il concetto di pensione non sa neanche cosa sia, però arrivato alla soglia degli 80 anni, e vabbè, veramente stanco, e allora cede la direzione della clinica a un giovane di 35 anni, il quale, poveretto, si ritrova da solo con 250 pazienti. Allora cerca altri medici, fa un bando, venite, però il dottore dei matti non lo facevano in tanti volentieri. Ma alla fine cerca che ti ricerca, trova due medici. Uno ha 29 anni, l'altro ne ha 25. 1889, tre ragazzini, che io chiamerei per nome Emil, Franz, Alois, hanno più di 250 pazienti e mettono su una clinica all'avanguardia in Europa, che è basata su due cose. La prima è un rapporto buono con i pazienti, quindi molto dialogo, molta cura, nessuna costrizione, nessuna cosa obbligatoria, nessuna coercizione. E dall'altra lo studio sistematico, passano la sera, la notte al microscopio, studiano i tessuti nervosi. Uno di questi addirittura inventa un metodo di colorazione che è ancora famoso perché il suo nome è legato a questo metodo, in cui si riescono a vedere come sono fatti i neuroni. Quindi sono un po' dei pionieri della malattia mentale prima che arrivi la psichiatria di Freud. E arriviamo con questo al 1901 e in particolare al 26 novembre. Il 26 novembre arriva alla clinica una paziente che ha 50 anni, quindi non anziana, però non sta molto bene. E noi abbiamo la cartella clinica del ricovero di questa donna, che si chiama Auguste, e Alois, che è un medico ancora giovane, fa il primo colloquio e le chiede: signora, qual è il suo nome? Auguste. E qual è il suo cognome? Auguste. Come si chiama suo marito? Auguste. E il nostro Alois rimane un po' spiazzato. Allora dice: signora, mi scriva il suo nome e il suo cognome. E la signora scrive il nome e poi basta. E lui dice: io non ho mai visto una donna di questa età che non riesce a scrivere il suo nome e cognome. E allora su questo caso ci mette un sacco di energie e cerca di capire come può esserci una demenza a un'età così giovane, non avanzata. In genere la demenza era legata all'età senile. Questa povera donna morirà nel 1906 e Alois le farà l'autopsia e studierà il cervello e troverà dei riscontri di una malattia che da allora in poi, purtroppo per lui, ha preso il suo nome. Perché il dottor Alois Alzheimer era un bravo scienziato, era un bravo medico ed era anche una bella persona. Morirà giovane a 51 anni e purtroppo il destino associa il suo cognome alla malattia che tutti noi temiamo fosse ancora più del tumore, insomma. Ma io volevo un po' riabilitarne la fama e ho voluto raccontarvi che è una storia vera e potete anche approfondirla e cercarla, per entrare nel clima di questa serata in cui l'Alzheimer in qualche modo ci entrerà, perché Michela Matteoli studia appunto che cosa succede quando nelle sinapsi qualcosa non funziona e allora quella vita non sembra più vita. Perché le persone affette da Alzheimer sono vive, ma non sembrano loro.
E questo mi piace perché siamo ancora qua, facciamo un salto di 130 anni, torniamo all'oggi, anzi con te andremo al futuro perché tu sei alle frontiere più avanzate della ricerca in questo campo. Però con la stessa passione che animava questo trio di giovani, che a me piace moltissimo ricordare, perché di fronte a questa malattia ci vuole anche tanta passione umana, oltre a tanta ricerca, tanti vetrini ancora sotto il microscopio, come ai tempi di Alzheimer. Grazie Michela, e a te la parola. Grazie. Grazie infinite, grazie Ermanno, grazie Elena, grazie per questo invito. Come appunto dicevamo, è abbastanza emozionante per me, perché qua normalmente ci stanno i miei figli, mio marito quando suona il sassofono, non sono mai stata da questa parte. E mi fa piacere vedere tutte queste persone stasera qua, sono anche un po' emozionata, diciamo, e vorrei raccontarvi qualcosa sul cervello. E siccome parliamo della vita e abbiamo, ho deciso di fare una cosa un pochino diversa, cioè voglio raccontarvi come io, durante la mia vita, ho imparato a conoscere il cervello, e vorrei riparlare, cominciare con voi, rifare un po' tutto questo percorso che ho fatto io e riproporvelo, raccontarvelo in maniera così leggera, in modo tale da, così, da coinvolgervi e rifare un po' insieme questa che è stata la storia della mia vita nello studio del sistema nervoso. Il cervello, vabbè, sappiamo tutti quanti, quando pensiamo al cervello pensiamo ai neuroni, ma poi vedrete che andando avanti in questa chiacchierata vi farò vedere che il cervello non è fatto esclusivamente da neuroni, ci sono anche altre cellule, e adesso sappiamo che queste cellule fanno un sacco di cose, in realtà aiutano tantissimo il funzionamento dei neuroni, però il nostro cervello è fatto da neuroni. E posso dirvi una cosa, una delle cose più belle, il cervello è proprio bello, i neuroni sono belli, c'è una dimensione estetica che io penso che Elena condivida, perché studia il sistema nervoso, è bello da vedere. Io volevo iniziare proprio, è molto carino perché andiamo dietro a quello che Ermanno ha iniziato, questa è una colorazione fatta da Ramon y Cajal sulla corteccia del cervello, e già qua si vede che meraviglia la struttura dei neuroni con tutti i processi che entrano in connessione gli uni con gli altri. E questa colorazione è stata fatta da Ramon y Cajal, che certo ha utilizzato un metodo di colorazione che era stato inventato da Camillo Golgi. Questo è il laboratorio di Camillo Golgi a Pavia, un sacco di bottigliette. Quelli un po' più cattivelli dicono che in realtà la colorazione Camillo Golgi l'abbia trovata per sbaglio, la famosa impregnazione argentica che consentiva di colorare alcuni neuroni in maniera che ancora oggi non si sa esattamente perché alcuni neuroni si colorano e altri no, in modo tale che si possa vedere la ramificazione, tutti i vari processi di queste cellule. Beh, si dice che Camillo Golgi avesse sbagliato, probabilmente erano cadute due o tre bottigliette, insomma era venuta fuori questa reazione meravigliosa. E Camillo Golgi aveva cominciato a studiare il cervello e il sistema nervoso, vedeva i neuroni, e poy è arrivato Ramon y Cajal. Ramon y Cajal che cosa ha fatto? Ha utilizzato la colorazione che aveva scoperto Golgi e si è messo anche lui a colorare. E però a un certo punto i due sono arrivati un po' in contrasto, perché Camillo Golgi, che era l'inventore della colorazione, a un certo punto, guardando i preparati di cervello, era convinto che il cervello fosse fatto da un unico enorme neurone, che non aveva percepito il fatto che in realtà i neuroni sono entità separate. E Ramon y Cajal, che in realtà è riuscito a ottimizzare la colorazione che aveva inventato Golgi, si è reso conto che in realtà il cervello è fatto da neuroni, da entità separate. Questo Camillo non è andato tanto bene, perché stava utilizzando la sua colorazione, stava dicendo cose che non erano le stesse che diceva lui, quindi non era molto felice. Ai tempi si parlava di teoria, ancora oggi, di teoria reticolare, era l'idea di Camillo Golgi, verso teoria neuronale, che era invece l'idea di Ramon y Cajal. I due hanno avuto poi il premio Nobel nel 1906, ma sono riusciti a litigare anche in occasione della consegna del Nobel. Però
guardate che meraviglia, Ramone Cajal era un artista, in realtà lui non voleva fare il medico, è stato suo padre che l'ha costretto a fare il medico, lui voleva fare l'artista, voleva vedere, era appassionato di colori e quello che faceva quando era giovane, andava a prendere, a grattare anche gli affreschi, le cose per prendere i colori, per poterli rimescolare ed è riuscito in qualche modo a trovare questa dimensione estetica del cervello e dei neuroni. E io, ecco, adesso voglio portarvi qui a fare un volo sul cervello. Guardate, questo è un cervello di un roditore, non è un cervello umano, che è stato colorato in modo tale da poter mettere in evidenza le strutture. Cioè, voi guardate la meraviglia che è questa cosa. Quel quadratino viola, vedete, ci si sposta progressivamente dalla superficie, dalla corteccia, e si va via via verso i nuclei profondi, più profondi del cervello. E qua potete vedere, in verde sono i neuroni, quelli che noi chiamiamo neuroni eccitatori, poi ne parleremo, e qua potete vedere che meraviglia di struttura. Ecco, queste qua, vedete, sono le cosiddette spine dendritiche, poi ne parliamo più tardi. E tutti questi puntolini sono le sinapsi, sinapsi eccitatorie e sinapsi inibitorie. Ecco, guardate, qua proprio si vedono molto bene tutti i processi con le spine dendritiche. Quindi indubbiamente c'è una componente estetica che secondo me è veramente importante e quando si va poi al microscopio e si guardano i vetrini di neuroni, alla fine c'è questo senso di, non so, di pace, di bellezza, che è veramente ancora oggi è una cosa di cui mi stupisco ogni volta. Comunque la mia storia inizia a Pisa, si capisce dall'accento, io mi sono laureata all'Università di Pisa e avevo già deciso che volevo occuparmi di cervello, ero affascinata, volevo cercare di capire un po' di più, mi interessava moltissimo e ho svolto la mia tesi in questo istituto. Questo è l'Istituto di Fisiologia dell'Università di Pisa. Questa è la porta del mio laboratorio di quei tempi, elettrofisiologia, un istituto vecchissimo. È un istituto molto famoso perché qua si è formato un grande fisiologo, Giuseppe Moruzzi, che ha fatto un po' la storia della fisiologia. Credo che una serie di medici abbiano studiato sui testi di Giuseppe Moruzzi. Quando io sono arrivata a fare la tesi, ero veramente giovane perché sono entrata in tesi al secondo anno praticamente di università, era abbastanza piccola, quindi avevo 20 anni più o meno. Giuseppe Moruzzi, che aveva già 82, 83, 84 anni probabilmente, abitava qua, in questo abbaino. Abitava qua giù e avevo una signora, ormai era vecchio, stava bene, non aveva nessuna malattia neurodegenerativa, non aveva Alzheimer, però era una persona veramente anziana e continuava a scendere, andava in laboratorio, faceva gli esperimenti e poi tornava su. Quando mi ricordo uno dei ricordi più belli che ho, più emozionanti, avevo cominciato a fare la tesi da poco tempo, qui si entrava da questa porta e da questa porta poi si entrava, c'era un grande atrio e una grandissima scalinata che andava su. E un giorno ero in laboratorio e mi dicono: guarda che Giuseppe Moruzzi sta uscendo dall'istituto. Cioè, cosa vuol dire sta uscendo dall'istituto? Beh, ormai è troppo vecchio, non può più abitare quassù, deve andare in ospedale perché sta male. E allora a un certo punto tutto l'istituto si è raccolto ai due lati di questa scala in silenzio, un silenzio veramente da chiesa, e il professor Moruzzi ha cominciato a scendere le scale con questa signora, questa governante che lo aveva aiutato per questi anni, e lui è sceso le scale, ha lasciato l'istituto e c'è stato questo applauso che ha continuato ed è stata veramente una cosa emozionante. Ed è qui che io ho cominciato appunto a conoscere il sistema nervoso. E all'inizio ho cominciato con un cervello semplificato, perché in realtà ho cominciato a lavorare con gli invertebrati, in particolare con la sanguisuga. Sembra un po' una cosa un po' inquietante, ma in realtà la sanguisuga ha un sistema nervoso estremamente semplice, costituito da una serie di gangli che si ripetono lungo la corda, e l'aspetto veramente interessante del cervello, della sanguisuga, è che veramente ogni ganglio è come se fosse un piccolo cervello, estremamente semplificato. Sono poche decine di neuroni, ma sono tutti perfettamente riconoscibili in base alla loro posizione, e ci sono una serie di neuroni
che per esempio sono attivate da stimoli sensoriali di tipo diverso, per esempio stimoli tattili oppure stimoli dolorifici. Ed è stato proprio qua, era molto importante, perché si cercava di capire in che modo l'attività elettrica di questi neuroni, quindi neurone sensoriale attivato dal tatto oppure neurone sensoriale attivato da uno stimolo doloroso, cambiassero in relazione a un processo di danno. E in particolar modo quello che si studiava, quindi si utilizzavano degli elettrodi, quelli che si usano ancora ora, intracellulari, una pipetta sottilissima di vetro che veniva inserita all'interno di una di queste cellule, che era riconoscibile dalla posizione, e poi a questo era attaccato un oscilloscopio e si misurava l'attività elettrica della cellula. E qua quindi potete vedere quello che dall'oscilloscopio era possibile registrare. Vedete, questo è il potenziale, quello che viene definito il potenziale di membrana del neurone, e queste specie di spike, queste punte, sono i cosiddetti potenziali d'azione. E il potenziale d'azione è fondamentale. Il potenziale d'azione è il modo che ha i neuroni di comunicare. È come un segnale elettrico che si propaga lungo l'assone. Qui vedete un piccolo schema di un neurone, ci sono dei processi più piccoli, più corti, che emergono dal corpo cellulare, si chiamano dendriti, e poi c'è un processo più lungo, e lo vedete, questo qua è rappresentato qua, poi vedete che questo continuerà ancora, e questo è l'assone. L'assone normalmente trasmette il segnale, i dendriti nella maggior parte dei casi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi ricevono il segnale. E questo segnale che si propaga è proprio il potenziale d'azione. E adesso vorrei farvi vedere come funziona un potenziale d'azione. Allora aspettate, vediamo se riesco a farlo partire. Ecco, vedete, il potenziale d'azione è un segnale che si propaga. Fate conto di come gli elettroni lungo un filo elettrico. Ecco, in questo caso il segnale si propaga lungo l'assone. Però non sono elettroni in questo caso che fanno fluire il segnale, ma sono ioni. Ci sono degli ioni ai due lati della membrana, gli ioni sodio e gli ioni potassio, sono concentrati differentemente ai due lati della membrana, e questo fa sì che l'interno della membrana del neurone sia caricata negativamente. Quando si aprono i canali sulla membrana dell'assone, in particolar modo canali del sodio e canali del potassio, queste cariche fluiscono all'interno e all'esterno. Gli ioni sodio entrano all'interno del neurone, gli ioni potassio escono, e questo genera un segnale elettrico, questa deflessione, potenziale d'azione, che viaggia progressivamente lungo l'assone. Il potenziale d'azione si genera a questo livello, quello che viene definito l'emergenza assonale o axon illoc, e poi prosegue, si propaga e arriva fino alla fine dell'assone. Il potenziale d'azione quindi è in qualche modo il segnale che si propaga. Però, visto che aveva ragione Ramón y Cajal e non aveva ragione Golgi, e il cervello è formato da tanti neuroni separati, va bene, abbiamo il nostro stimolo, il nostro potenziale d'azione che si propaga, però poi quando si deve comunicare con l'altro neurone, che cosa succede? C'è una separazione. Ed infatti qui si arriva alla struttura fondamentale che permette il passaggio dell'informazione da un neurone all'altro. Noi abbiamo il nostro neurone presinaptico, vedete, con il potenziale d'azione che si propaga, e poi in fondo che cosa succede? Beh, in fondo succede che abbiamo un passaggio di informazione che avviene a livello appunto della sinapsi. E la sinapsi è proprio il sito che consente il passaggio di informazione da un neurone all'altro. Eccola qua, questa è la sinapsi. Questo è il nostro terminale presinaptico, che è caratterizzato dalla presenza di queste strutture, si chiamano vescicole sinaptiche, sono delle piccole sfere che contengono il neurotrasmettitore, cioè un segnale, è un segnale chimico. Che cosa fanno le vescicole sinaptiche? Arrivano alla membrana, poi vi faccio vedere più nel dettaglio, si fondono e rilasciano questa molecola di segnale. Io ho conosciuto la sinapsi arrivando a Milano, perché appunto finché sono rimasta a Pisa eravamo molto focalizzati sullo studio del potenziale d'azione. Poi sono venuta a Milano e durante il mio periodo di dottorato nel laboratorio di Bruno Ceccarelli ho cominciato a lavorare e a studiare la sinapsi. E la sinapsi appunto, vi voglio far vedere
com'è, ecco, com'è che funziona. Quindi questo è il cervello, questi sono i neuroni con tutti i potenziali d'azione che viaggiano in tutte le direzioni. Come vi facevo, ecco, questo è il nostro assone e vedete, questo è il potenziale d'azione che si propaga, ve l'ho fatto vedere prima. Adesso vedremo di nuovo gli ioni, i nostri ioni sodio che entrano e gli ioni potassio che escono, e questo passaggio di ioni genera il segnale elettrico che poi si propaga lungo l'assone. E però poi dopo questo segnale elettrico va avanti e dove arriva? Eccolo qua, arriva alla sinapsi. Questo è il terminale presinaptico e qui vedete ci sono tutte le vescicole sinaptiche che si fondono e rilasciano il neurotrasmettitore. Quando rilasciano il neurotrasmettitore, questo si lega a delle strutture, a dei recettori, quindi sono delle strutture che sono in grado di sentire il segnale e che sono localizzate nella cosiddetta membrana postsinaptica. Quindi la sinapsi è formata da due elementi, presinaptico, da dove arriva il potenziale d'azione, le vescicole si fondono, rilasciano il segnale che viene recepito, in qualche modo sentito, dal neurone ricevente. Quindi questo è uno schemino, quindi di nuovo abbiamo le nostre vescicole sinaptiche, rilasciano il neurotrasmettitore sono queste palline rosse che vedete si legano al recettore del compartimento postsinaptico e il compartimento postsinaptico in questo modo è in grado di essere eccitato. E qua vediamo un altro esempio, questa è di nuovo la sinapsi. Adesso immaginate, eccola qua, immaginate di tagliarla con un gigantesco coltello, questo è il nostro terminale presinaptico, quindi rivediamo le cose che vi ho raccontato, queste sono le vescicole sinaptiche, arriva il potenziale d'azione, adesso lo vedremo arrivare, quando arriva il potenziale d'azione si aprono i canali e le vescicole, eccolo qua il potenziale d'azione che sta arrivando, le vescicole fondono con la membrana, vedete, adesso fondono e bang, rilasciano il contenuto. Il neurotrasmettitore. Il neurotrasmettitore si lega ai recettori che sono localizzati, i quali si attivano e attivandosi permettono il passaggio dell'informazione. Quindi, eccola qua, vedete, il passaggio dell'informazione che non è altro di nuovo che un segnale elettrico a livello della membrana postsinaptica. Quindi praticamente la sinapsi, se ci pensate bene, è un convertitore, perché noi abbiamo un segnale elettrico nel presinaptico che poi viene trasformato in un segnale chimico per mediare il passaggio, che a sua volta poi viene di nuovo ritrasformato in un segnale di tipo elettrico. Poi vedete che una volta che le vescicole sono fuse con la membrana, il neurone è intelligente, non è che si spreca così, la membrana dopo che si è fusa e ha rilasciato il neurotrasmettitore, la vescicola viene recuperata attraverso un processo, si dice, di recycling o di recupero. E questa cosa è importante perché ci consente in qualche modo, vedete, questo è quello che avviene, la vescicola fonde, rilascia il neurotrasmettitore e poi viene recuperata. Vedete che cos'è? Ci sono queste sbarrettine, questa specie di cestino che avvolge la sinapsi quando viene recuperata. Queste sono delle proteine, si chiama clatrina, e in realtà c'era stata una grande discussione tra i neuroscienziati che si occupano della sinapsi, perché qualcuno sosteneva che le vescicole, una volta che hanno fuso, vengano recuperate attraverso questo processo che richiede questa proteina che si chiama clatrina. Mentre altri scienziati dicevano no, non è così, la vescicola si fonde, si apre un pezzettino piccolo, si ha il rilascio di neurotrasmettitori e poi viene recuperata subito. E questo è stato veramente un argomento di discussione per i fisiologi della sinapsi per molto tempo. Questo tipo di meccanismo che prevede lo schiacciamento proprio della vescicola all'interno della membrana e poi il recupero si chiama meccanismo mediato da clatrina, e questo si chiama kiss and run, cioè si bacia e si scappa, ok? Ed eccola qua. E devo dire che Bruno Ceccarelli, che purtroppo è mancato molto presto, anche lui ha 51 anni, è mancato, e con lui appunto ho svolto il dottorato, ed è una persona che è probabilmente lo scienziato che insieme a altri due o tre nel mondo è riuscito a dimostrare la coesistenza dei due meccanismi di recupero delle vescicole sinaptiche, il processo mediato dalla clatrina e il kiss and run. Vedete, questo è il bacio tra la vescicola e la membrana presinaptica. E quindi diciamo questo
è quello che io in qualche modo ho imparato a lavorare con Bruno, e ho cominciato quindi a mettere insieme l'elettrofisiologia che avevo imparato, in cui diciamo avevo iniziato a lavorare quando ero a Pisa, con la microscopia elettronica e la neurobiologia che ho imparato appunto arrivando a Milano. E poi in realtà diciamo che forse la mia vita è abbastanza cambiata quando sono andata a fare il postdoc all'università di Yale nel laboratorio di Pietro De Camilli. E qua ancora lavorando sulla sinapsi siamo andati ancora un pezzetto più avanti. Quindi noi abbiamo questa sinapsi in cui abbiamo le nostre vescicole che, partiamo dalla fine, come quello che vi ho fatto vedere prima, vengono recuperate attraverso la clatrina oppure il Kiss and Run, vengono riempite di nuovo neurotrasmettitore, perché il neurotrasmettitore viene sintetizzato nel terminale stesso, e poi dopo vengono fuse, si avvicinano alla membrana presinaptica e poi vanno incontro a un processo di fusione. In questo periodo, erano più o meno gli anni 90-91, si è cominciato a caratterizzare molto bene quali erano le proteine che mediano la fusione della vescicola con la membrana presinaptica, cioè si stava arrivando ad un livello di definizione più avanzato, e si sono così scoperte queste proteine, che sono le proteine SNER, e in particolar modo sono state scoperte in quel periodo, proprio subito dopo, nel periodo in cui io stavo appunto facendo il periodo di postdottorato a Yale, da uno scienziato di New York che si chiama Jim Rothman. Questo signore aveva pensato, è stato in realtà molto intelligente, perché lui in realtà era un biologo cellulare ed era interessato a capire come si muovono le vescicole all'interno della cellula, ma non era un neuroscienziato, lui proprio dei neuroni non interessava niente, lui interessava capire in che modo una vescicola che emerge da un compartimento, tipo il complesso di Golgi o il reticolo endoplasmico, questi organelli che sono presenti all'interno della cellula e che gemmano queste vescicole, poi che cosa succede? Quando devono fondere di là, come fanno a farlo? E allora che cosa ha pensato Jim Rothman? Ha detto, qui adesso io sono un biochimico, ho bisogno di tanto materiale, i biochimici per lavorare hanno bisogno di tanto materiale, e andare a isolare le vescicole che passano da una cisterna all'altra del Golgi non c'era proprio modo. Allora ha pensato, ma secondo me, e questo è stato il colpo di genio, ha detto, ma secondo me però questo deve essere un meccanismo conservato. Qualsiasi tipo di vescicola, quando fonde con una membrana, deve utilizzare un meccanismo che probabilmente è condiviso da tutte le vescicole. E allora ha detto, sai che cosa faccio? Siccome nel cervello di neuroni ce ne sono tantissime, le sinapsi sono piene di vescicole sinaptiche, con un metodo biochimico molto semplice io riesco a isolare tantissime vescicole sinaptiche, vabbè, che mi importa a me, io mi metto sulle vescicole sinaptiche del neurone e le caratterizzo. E quindi si è messa a fare questo mestiere ed è riuscito quindi a identificare le proteine che mediano la fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana plasmatica. Sono tre proteine, i loro nomi sono scritti lassù, una è una proteina delle vescicole, si chiama sinaptobrevina, e altre due che invece sono localizzate sulla membrana plasmatica. Formano un complesso ad alfa elica che continua ad avvolgersi e si stringe, immaginatevi di continuare a stringerle, via via che questo complesso si stringe, la vescicola si avvicina sempre di più, finché va incontro a un processo che viene definito di emifusione, è lì, quasi fusa. A questo punto basta che arrivi un minimo di calcio e bang, la vescicola fonde con la membrana. Per la scoperta di questi meccanismi, questi tre signori, questo è Jim Rothman, è quello che ha avuto la botta di genio di andare a cercare di trovare questi meccanismi utilizzando i neuroni, hanno preso il premio Nobel nel 2013, proprio perché sono riusciti a identificare i meccanismi che regolano il traffico cosiddetto delle vescicole all'interno del terminale. Ora, un aspetto abbastanza interessante di questo è che, secondo me, è stato veramente un momento eccitante, perché succedeva tutto nello stesso tempo, intorno al 91-92, contemporaneamente in Italia c'era un altro signore che si chiama Cesare Montecucco. Cesare Montecucco è un microbiologo, lavora all'Università di Padova, praticamente nello stesso posto dell'Antonella Viola che voi avete visto lo scorso anno. Cesare Montecucco era un microbiologo e lui era interessato a studiare come funzionano le tossine clostridiali, la tossina tetanica e la tossina botulinica. E voi sapete, cioè si sa da tantissimi anni, che la tossina botulinica
blocca il rilascio del neurotrasmettitore, cioè impedisce in qualche modo questo processo delle vescicole che fondono e rilasciano il loro neurotrasmettitore, è un processo che è bloccato, la tossina botulinica lo blocca, ma nessuno sapeva esattamente perché succedesse. E allora contemporaneamente, mentre Jim Rothman con i suoi metodi di biochimica riusciva a identificare le proteine, Cesare Montecucco ha fatto una scoperta fantastica e ha scoperto che le tossine botuliniche che bloccano il rilascio di neurotrasmettitore, ce ne sono 7 sierotipi diversi, dalla A, B, C, D, E, F e G, le tossine botuliniche agiscono proteolizzando, quindi come se tagliassero con le forbici esattamente, una delle varie proteine del complesso SNER. E quindi la tossina botulinica A oppure la E tagliano SNAP25, la tossina botulinica C taglia la sintaxina, le altre 3 B, D, F, G tagliano la sinaptobrevina. E quindi che cosa succede? Che il complesso non si può formare perché manca un componente e quindi la vescicola non può andare incontro a fusione con la membrana plasmatica. E quindi che cos'è che succede quando un neurone si intossica con la tossina botulinica? La tossina viene internalizzata, si sapeva che entrava probabilmente in una vescicola di endocitosi, non si sapeva a quei tempi ancora che tipo di vescicola fosse. La tossina, che è rappresentata da queste 3 subunità, si spezza in qualche modo, si libera la subunità catalitica, che è quella che in qualche modo ha la capacità di tagliare i componenti del complesso SNER, e si blocca il rilascio di neurotrasmettitore. E se blocca il rilascio di neurotrasmettitore, che cosa succede? Che abbiamo una paralisi di tipo flaccido, cioè non si riesce più ad avere contrazione. Questo è un esempio, per esempio, di botulismo infantile. Il botulismo, sapete che ci sono varie forme di botulismo, una forma di botulismo, forse quella che conosciamo tutti quanti meglio, è quella da cibo, quindi il cibo che è mal conservato, le conserva di pomodoro fatta dalla nonna che non ha bollito sufficientemente bene o sterilizzato bene i barattoli piuttosto che il pomodoro stesso, e genera un botulismo che quindi è indotto dal cibo. Questa è una forma, il botulismo, diciamo, da cibo in realtà adesso non è particolarmente frequente, perché ovviamente la maggior parte dei cibi che noi utilizziamo sono trattati dal punto di vista industriale, quindi non ci sono. Invece abbiamo frequentemente dei casi di botulismo infantile. E allora uno potrebbe dire, ma questi bambini da dove se lo prendono la tossina botulinica? E sapete da dove se la prende la tossina botulinica? Dal miele. E infatti questa è una cosa importantissima: i bambini fino a un anno di età non dovrebbero assolutamente mangiare il miele. L'idea, le cose che facevano un po' un tempo le nonne, di tuffare il ciuccio dentro il miele e di metterlo in bocca al bimbo per farlo smettere di piangere, non è una buona idea, perché se soprattutto si utilizzano mieli non di derivazione industriale, ma il miele del banchettino, del contadino e così via, possono essere contaminati dalle spore del Clostridio botulinum. E siccome l'intestino del bambino non è colonizzato ancora dalla flora batterica, queste germinano e possono dare il botulismo, che non è un problema perché ovviamente si riconosce immediatamente. La cosa importante è che non vengano intossicati i muscoli respiratori, e quindi per far questo le persone che sono affette da intossicate da botulismo vengono intubate, sottoposte a ventilazione, diciamo, assistita, e fino a che la tossina poi non viene degradata e tutto quanto poi si risolve in maniera efficace. E dopo, diciamo, finito il mio periodo di postdoc, sono tornata a Milano, sono arrivata al Dipartimento di Farmacologia, in cui secondo me c'era già anche Elena a quei tempi, perché eravamo nello stesso posto, poi loro si sono trasferiti in un altro istituto, e qua ho continuato, ho messo sul mio piccolo laboratorio, che era un laboratorio microscopico, perché ero io, una dottoranda, che era Claudia Verderio, che aveva pochi anni meno di me, e una studentessa che si chiamava Silvia, eravamo in tre donne. E qui abbiamo continuato a studiare le tossine botuliniche, anche perché avevamo la fortuna di avere vicino Cesare Montecucco, e quindi abbiamo cominciato a collaborare con Cesare, e qui abbiamo fatto una scoperta interessante, che vi ricordate, vi ho detto, ma le tossine si sapeva che entrano dentro qualcosa, intossicano il neurone, ma da dove entrano? E abbiamo scoperto che in realtà è proprio il processo di riciclo delle vescicole sinaptiche che
permette alla tossina botulinica, alla tossina tetanica, di entrare dentro il neurone. Cioè praticamente la vescicola fa un po' come da cavallo di Troia, quindi si apre, la tossina entra dentro e viene portata quindi all'interno del neurone. Quindi proprio questo meccanismo fisiologico del neurone viene parassitato dalla tossina per intossicare ed entrare all'interno del neurone. Le tossine botuliniche, finisco soltanto una cosa molto veloce, giusto per concludere la storia, non sono soltanto tossine dannose e, come diceva Paracelso, un farmaco in realtà può avere qualsiasi sostanza, può essere dannosa o può essere di aiuto e tutto dipende dalla dose. Ed infatti la tossina botulinica è uno dei farmaci che noi stiamo utilizzando moltissimo. Perché? Perché noi possiamo, innanzitutto blocca la neurotrasmissione, quindi il rilascio di neurotrasmettitore, soprattutto alla giunzione neuromuscolare, ma soprattutto rimane molto localizzata al sito di iniezione, per cui voi potete iniettarla a livello del muscolo in piccolissime quantità e blocca il rilascio di acetilcolina e quindi blocca la contrazione. E i primi tipi di patologie per cui la tossina è stata approvata sono patologie di tipo oculare, il blefarospasmo, come questo signore che vedete lassù in alto, che ha una chiusura forzata per una contrazione eccessiva della palpebra, e lo strabismo. Quindi nel caso del blefarospasmo la tossina viene iniettata a livello della palpebra stessa in piccolissime dosi e questo fa sì che il muscolo non si contrae più, si rilascia e la palpebra si apre. E la stessa cosa nel caso dello strabismo, qui ci sono dei muscoli che in qualche modo sono antagonisti e ovviamente in questo caso questo bambino evidentemente ha un problema con un'eccessiva contrazione da parte di questo muscolo che in qualche modo tira e storce l'occhio da una parte e la tossina può essere iniettata a livello di questo muscolo. Queste sono state le prime due tipi di patologie per cui la tossina è stata approvata e quelle che vi scrivo lassù sono essenzialmente le indicazioni che sono approvate dall'agenzia del farmaco sia negli Stati Uniti che in Europa e vedete anche il trattamento delle rughe, il trattamento delle rughe proprio perché noi abbiamo le rughe, perché tendiamo a mantenere frequentemente contratti per esempio il muscolo della fronte perché aggrottiamo la fronte oppure perché magari a livello della bocca stessa cosa, quindi delle piccole iniezioni di tossina a livello della fronte ovviamente rilassando completamente il muscolo fanno sparire le rughe. E l'aspetto interessante è che le signore che andavano a trattarsi con la tossina botulinica e quindi veniva iniettata nella fronte a un certo punto dicevano ok, oltre a essere super bellissima mi è passato anche il mal di testa. Diceva, qua ti è passato il mal di testa. E una signora, due signore, 10 signore, 100 signore che continuavano a dire che in realtà, oltre ad avere un vantaggio di tipo estetico, avevano un problema di mal di testa che stava migliorando tantissimo. Ed infatti questo è un elenco di tutte le varie altre patologie per cui adesso la tossina viene utilizzata. E una di queste è l'emicrania, perché adesso sappiamo che la tossina blocca anche il rilascio dei neurotrasmettitori del dolore e quindi trattamento dell'emicrania, il trattamento del dolore cronico, vengono trattati con la tossina botulinica. La tossina naturalmente non ha un effetto eterno, dopo l'iniezione il tempo di funzionamento comincia a essere, dopo un mesetto si cominciano a vedere i primi risultati, si protrae per 3, 4, 5 mesi, dipende da paziente a paziente, il quale paziente poi ritorna, viene sottoposto ad un altro tipo di iniezione e continua il suo trattamento. E però la vita nel frattempo va avanti e siccome ovviamente volevo avere una famiglia, nascono i miei figli e siccome siamo un laboratorio di 3 donne, nascono una valanga di bambini e quindi a un certo punto il nostro laboratorio era tutto pieno di bambini. E questa cosa qua secondo me è un momento che è sempre un po' critico nella vita di una scienziata donna. So che Elena mi ogni tanto racconta che c'aveva la sua prima bambina che mi ricordo che mi hai sempre raccontato che te la tenevi sotto la scrivania in laboratorio. No, è un momento difficile perché una donna si sente un po' spezzata, perché da una parte ha i figli e vorrebbe stare a casa e stare coi figli, dall'altra parte si sente in colpa perché il lavoro la chiama di là, non lavori bene, non tieni bene i figli, la famiglia soffre, il lavoro soffre, è un momento estremamente delicato e adesso che sono passati tanti anni io ricordo la difficoltà di questo momento e anche con le persone del mio laboratorio che frequentemente sono donne, poi ritorneremo su questo aspetto,
Spesso mi trovo a doverle rassicurare nel momento in cui arrivano, mi arrivano in studio, l'ultima è arrivata 4 giorni fa in lacrime a dirmi aiuto, è successo questa cosa, aspetto un bambino, e a prendere questa come una notizia bella, non una cosa che va contro e che in qualche modo altera il lavoro, perché comunque dà quell'importante senso di equilibrio. Certo che certamente la vita non era facile, perché poi nel frattempo sono diventata professore associato all'Università di Milano e a quel punto il delirio totale, le lezioni, il laboratorio, i bambini, la casa, il marito, la spesa, era veramente un delirio, ma si va avanti e si continua a lavorare e quindi in particolar modo continuando a lavorare su queste tossine, le proteine SNERE e così via, a un certo punto cominciamo a appassionarci di una di queste proteine, questa proteina qua che si chiama SNAP25 ed è una proteina su cui poi abbiamo finito per lavorare il mio gruppetto che piano piano cominciava a ingrandirsi, ha continuato a lavorare per moltissimi anni. E in particolar modo la proteina SNAP25, ve l'ho appena raccontata, è una delle 3 proteine SNER, è una di quelle proteine che è richiesta per mediare la fusione della vescicola con la membrana plasmatica, quindi dove è localizzata? Beh, evidentemente a livello presinaptico, nessuno si poneva il dubbio, la SNAP25 è localizzata a livello presinaptico insieme a tutte le altre SNER. E però poi studiando e lavorando abbiamo cominciato a vedere che in realtà questa SNAP25 non aveva soltanto un ruolo di mediare la fusione delle vescicole sinaptiche, ma aveva anche altri ruoli e in particolar modo aveva, vi racconto soltanto questa parte qua, era localizzata anche, non soltanto esclusivamente nel terminale presinaptico, ma anche nel compartimento postsinaptico. E così prendo l'occasione per raccontarvi che cosa c'è dall'altra parte della sinapsi. E dall'altra parte della sinapsi c'è il compartimento postsinaptico e in particolar modo per i neuroni che cosiddetti eccitatori, cioè che trasmettono un segnale che eccita il neurone successivo, questo compartimento postsinaptico è localizzato su una struttura speciale che vi ho fatto vedere prima mentre volavamo sopra il cervello, che si chiama spine dendritiche. Vedete? Eccola qua. Questo, vi ricordate, è qualcosa di simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Questo è il dendrite del neurone, quindi sono quei processi che emergono dal corpo cellulare del neurone e che ricevono il segnale. Quindi questo, vedete, è di nuovo un dendrite. Qua vedete il compartimento presinaptico, magari adesso non si vede molto bene, ma qua ci sono tutte le vescicole sinaptiche e qui vedete il postsinaptico che accoglie in qualche modo la nostra sinapsi all'interno di una spina. E cos'è che c'ha di così speciale la spina? Beh, la spina nella sinapsi eccitatoria è assolutamente fondamentale. Come vi ho detto, contiene i recettori. Il postsinaptico contiene i recettori, arriva il potenziale d'azione, si rilascia il neurotrasmettitore, si lega ai recettori e abbiamo i nostri effetti. Ma che sono mediati, come vi dicevo, dai recettori. Il nostro ligando, il nostro neurotrasmettitore si lega, il recettore si apre, entrano ioni e si ha l'effetto. Ma questi recettori nella sinapsi eccitatoria sono localizzati sulla spina. Eccola lì, la nostra spina gialla che accoglie il terminale presinaptico. Le spine non sono tutte uguali, le spine sono di varia forma e questo è un aspetto molto importante. Ci sono delle strutture che si chiamano filopodi, come vedete la prima, in cui di fatto non è una spina, è proprio veramente un vero e proprio appunto filopodi, una struttura cilindrica. Poi ci sono delle spine molto sottili che hanno una testa piccolina. E poi abbiamo, a parte le stabi, lasciamole perdere, ma queste spine qua, mushroom, fatte proprio a funghetto, che sono le spine mature. E si capisce, le spine lassù, su quella bella testa, bella grande, sono sistemati tutti i recettori che ricevono il segnale dal neurotrasmettitore. E la spina è organizzata in una maniera complessissima, adesso non dobbiamo assolutamente entrare nel dettaglio, ma se questi sono i nostri recettori, per tenerli lì a posto dove stanno, serve una quantità di lavoro e una quantità di attori, di proteine all'interno della spina spaventosa. Questa è soltanto una piccola percentuale, perché questi recettori devono essere perfettamente regolati nella loro funzione e estremamente ben localizzati. Perché le spine sono così importanti? Non soltanto perché permettono il trasferimento dell'informazione, perché sono la sede dei recettori che appunto recepiscono l'informazione,
Ma le spine sono la sede di un altro importantissimo processo del cervello, del neurone in particolare, che è il processo di plasticità sinaptica, che è la base dell'apprendimento. Cioè ogni volta che noi studiamo, leggiamo un libro, elaboriamo una strategia, giochiamo, in qualsiasi momento in cui apprendiamo qualcosa, le spine e le sinapsi nel nostro cervello cambiano, cominciano a funzionare meglio. Guardate qua questo esempio, questa è una sinapsi in condizioni, in situazioni normali, e qua vedete che dopo che sono arrivati una serie di segnali che stimolano questa sinapsi a funzionare, questa sinapsi si dice si potenzia. Che cosa vuol dire si potenzia? Beh, innanzitutto cominciate a vedere il numero di recettori che questa sinapsi espone aumentano. Comincia a mettere fuori un sacco più di recettori. È come se mettesse fuori tantissime orecchie. Sente molto meglio. E anche il segnale che arriva dal compartimento presinattico aumenta. Guardate quante vescicole in più ci sono. Questa sinapsi è potenziata. Questo processo di potenziamento viene chiamato anche potenziamento a lungo termine, per certi aspetti richiede anche la sintesi di nuove proteine, è un processo che avviene tutte le volte che le sinapsi sono attivate. Quindi noi abbiamo dei processi di rafforzamento o di indebolimento sulla base dell'attività precedente che sono alla base del processo di apprendimento. Come facciamo a dire che veramente quando noi apprendiamo e impariamo qualcosa cambiano le sinapsi? Ve lo faccio vedere, proprio si vede molto bene. Questi sono dei dendriti e sono stati analizzati in vivo, quindi in un animale in vivo, e qui vedete in alto, vedete le spine prima del processo di apprendimento, e dopo vedete che cosa succede dopo il processo di apprendimento. Succedono una serie di cose, nascono delle spine nuove, questa prima non c'era, era lì piccolina, e queste altre, guardate che cosa succede, erano più piccole e diventano più grandi. E se vogliamo proprio vederlo ancora meglio, si può vedere, lavorando con dei piccoli topolini da laboratorio, voi li tenete dei topolini in una gabbietta normale, tranquilli, l'acqua, il cibo, due, un paio di topolini, niente di che, e poi andate a guardare le spine. E le spine sono queste qua, perfetto. Adesso prendete i topolini e li mettete in un cosiddetto ambiente arricchito, cioè una gabbietta in cui i topolini sono in grado di svolgere attività fisica, questo è importante, la presenza della ruota su cui loro corrono è assolutamente fondamentale. Ci sono una serie di giochini, ci potete utilizzare tubi, macchinine, cose del genere, e adesso guardate la quantità di spine che si formano. I processi di apprendimento in un ambiente arricchito, il numero di spine, e queste sono spine mature, lo vedete, non sono i filopodi, queste sono le belle spine mushroom, vedete che bella testa che hanno, queste sono piene di recettori, queste funzionano veramente bene. Il numero di spine dendritiche aumenta, e aumenta la loro dimensione. Perché aumenta la loro dimensione? Perché contemporaneamente vengono inseriti dentro molti più recettori. Quindi questa è una sinapsi potenziata, e l'attività, diciamo, l'ambiente arricchito è in grado di dare dei segnali che aumentano la formazione e la dimensione delle spine dendritiche. Beh, noi poi avevamo dimostrato in modo particolare, ritornando alla mia storia, che SNAP25, che stava nel compartimento postsinaptico, era fondamentale per questi processi di potenziamento. Qui vedete, questo è un dendrite in condizioni normali, questo è un dendrite dopo l'attività elettrica, quindi vedete che è potenziato con tutte le spine che sono diventate molto più grandi, ma in assenza di SNAP25 questo processo non avviene. Quindi SNAP25 non soltanto è presente a livello presinattico, ma è presente anche a livello postsinattico e regola questi processi che sono la base dei processi di apprendimento. E questa cosa è stata molto interessante, perché in realtà il gene di SNAP25 è associato a una serie di malattie psichiatriche. È associato, per esempio, al cosiddetto Attention Deficit Hyperactivity Disorder, la ADHD, la sindrome che hanno alcuni bambini che sono sempre molto iperattivi, alla schizofrenia e al disordine bipolare.
Quindi a questo punto questa cosa ci è sembrata estremamente interessante, perché molte di queste malattie neurologiche e psichiatriche noi sappiamo che sono in realtà caratterizzate da delle alterazioni, dei difetti nella struttura delle spine. Quelli sono alcuni esempi: la sindrome dell'X fragile, vedete lassù in alto a destra, vedete che invece di avere le spine a funghetto, a questi filopodi lunghi, si capisce che quelli difficilmente saranno funzionali, perché i recettori dove saranno piazzati è molto difficile da capire. Altri tipi di malattia, tipo la sindrome di Down, sono molto molto ridotte, ma hanno delle dimensioni più grandi. E quindi il fatto che SNAP 25 potesse in qualche modo regolare la dimensione della spina, in qualche modo è stato un modo che ci ha fatto capire come questa proteina, per quale motivo questa proteina possa effettivamente essere associata a una patologia. E qui vi presento questa ragazzina, questa bambina si chiama Nika, in realtà adesso non è più una bambina, è cresciuta, avrà adesso, credo che abbia, mi sembra che abbia 21 anni, e sta negli Stati Uniti, abita a New York ed è una dei pochi bambini, non sono moltissimi, che hanno una mutazione nella regione codificante di SNAP25. Questa bambina ha un fortissimo ritardo mentale, qui la vedete a Central Park col suo papà, e è uno dei casi in cui diciamo la SNAP25 ha proprio una mutazione chiara. In molti altri tipi di patologie basta che cambi il livello di espressione della proteina, anche in assenza di mutazioni, eccessive espressione o ridotta espressione può generare una malattia. E da qui si arriva quindi all'altra cosa che stavamo dicendo, e cioè che le sinapsi possono ammalarsi, che in realtà lo cominciamo a capire se sono così centrali nel trasferimento dell'informazione, che quando impariamo cambiano di struttura, cambiano di numero, non ci stupisce il fatto che molte malattie del cervello, malattie neurologiche, malattie psichiatriche, possano originare da una disfunzione della sinapsi. Ed infatti così è. Adesso sappiamo che malattie come la schizofrenia, l'autismo, la depressione, la disabilità intellettiva e addirittura le malattie neurodegenerative come la malattia di Parkinson o la malattia di Alzheimer possono essere delle cosiddette sinaptopatie, sono state chiamate così, sinaptopatie, cioè malattie della sinapsi. E perché si è pensato a questa cosa? Beh, la prima malattia, diciamo, che è stata identificata come sinaptopatia, questo è un esempio di una sinapsi, e ognuno di questi pallini colorati rappresenta un gene della sinapsi, ovviamente, che codifica per una proteina della sinapsi, che è stato trovato essere mutato in questi tipi di malattia, disabilità cognitiva, Alzheimer, schizofrenia ed autismo. Le prime due che sono state identificate sono state l'autismo è una sinaptopatia, sapete che cos'è l'autismo, i bambini hanno una serie di problemi dal punto di vista sociale, dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista dei comportamenti ripetitivi, e quando si è andati a vedere le forme genetiche di autismo, perché si è detto che era una sinaptopatia? Perché quando siamo andati a guardare più nel dettaglio appunto le forme familiari di autismo, si è trovato che i geni codificavano per proteine della sinapsi, e quindi in particolare, per esempio, di queste proteine qua si è visto che erano mutate queste proteine che stanno a cavallo, non ve ne ho parlato, ma ci sono delle proteine che tengono allineato il compartimento presinaptico con quello postsinaptico, queste due si chiamano neurexina, neuroligina, sono le prime proteine che sono state trovate essere mutate in forme familiari di autismo. E così anche altre proteine come SHANK, che è una delle proteine che tiene a posto i recettori, anche in questo caso mutazioni di SHANK sono associate ad autismo, e così via. Quindi questa cosa è stata veramente estremamente eccitante in quel momento, e guardate un po' che cosa succede. Se voi andate a vedere le spine nel cervello di un paziente, di un bambino affetto, di un adulto affetto da autismo, vedete, queste sono le spine di controllo in una situazione di una persona sana. Guardate, nel caso dell'autismo ce ne sono tantissime, però non sono belle a mushroom, ma vedete, sono come dei filopodi, sono tante, però sembra che siano immature, come se non fossero in qualche modo arrivate alla maturazione precisa. E quindi questo ci fa capire che, caspita, veramente forse l'autismo è veramente una sinaptopatia, perché se le forme familiari, i geni, codificano esclusivamente per proteine della sinapsi, e poi vado a vedermi le spine, queste sono alterate. E questa è stata la prima evidenza
di sinaptopatia. E successivamente la seconda è stata nel caso della schizofrenia, un'altra malattia del neurosviluppo che sapete è caratterizzata da una serie di sintomi, cosiddetti sintomi positivi, che sono le allucinazioni, i deliri, disturbi del pensiero, ma ci sono anche, e sono molto gravi, sintomi negativi come la povertà di linguaggio, la mancata capacità di concentrazione, sintomi cognitivi e così via. E nel caso pure della schizofrenia, di nuovo i geni per forme familiari di schizofrenia, bang, di nuovo proteine della sinapsi, diverse ovviamente da quelle di prima, diverse, quindi qua per esempio ERB1 piuttosto che disbindina a livello presinaptico e così via, ma di nuovo proteine della sinapsi. E a questo punto uno dice, le spine come sono nei pazienti schizofrenici? Sono diverse. E in questo caso sono un po' il contrario di quello che abbiamo visto prima. Se questo è un paziente, i dendriti e le spine di un paziente di controllo, di una persona sana, qua vedete nel caso di un paziente schizofrenico ce ne sono pochissime. E quindi qui si entra in un'altra cosa molto importante, in un concetto che è veramente importante e di cui la maggior parte delle persone in realtà non lo sa e non se l'aspetta neanche. Quindi noi abbiamo il nostro individuo sano, nella disabilità intellettiva abbiamo più spine, magari sono immature ma sono di più, nel caso della schizofrenia ne abbiamo di meno, ma com'è sta storia, da queste spine di più, di meno, ma chi è che le regola in numero queste spine? E allora si capisce una cosa che è molto interessante, che quando il nostro cervello comincia a formarsi e si cominciano a formare le sinapsi in realtà si formano per un periodo lunghissimo della nostra vita. Cominciano a formarsi qua prima della nascita e qua giù abbiamo la nascita e il processo non è che è finito, perché dopo la nascita, guardate qua, continuano ancora a formarsi. Vedete quando è che le sinapsi sono al massimo? Childhood, quindi i bambini, perché i bambini sono così bravi, imparano così rapidamente le lingue, i bambini se le imparano? Perché è il momento in cui c'è la massima produzione di sinapsi. E poi però tutte queste sinapsi devono essere in qualche modo rimesse un po' a posto, insomma non è che si può avere tutta questa fioritura eccessiva di sinapsi. E quindi comincia un processo importantissimo che è quello dell'eliminazione delle sinapsi. Il processo di eliminazione delle sinapsi avviene durante tutto il periodo dell'adolescenza. E quando io vado a fare le lezioni nelle scuole lo dico sempre questa cosa, perché dico, ragazzi, voi che siete qua davanti, perché in genere mi capitano ragazzini di 17-18 anni, guardate che siete qua in mezzo, non vi potete permettere di maltrattare il vostro cervello, perché è qua che si formano i circuiti ed è qui che si formano i circuiti, quelli che saranno i circuiti finali. E qua, chi è? Perché vengono eliminate alcune sinapsi sì e altre no? Ve lo immaginate? Abbiamo detto che quelle che funzionano bene si potenziano e quindi ovviamente chi viene eliminato? Quelle che non funzionano bene. E quindi è qua, in questo preciso periodo, in cui il cervello prende la forma e in qualche modo la struttura che sarà mantenuta poi per tutta la vita. E quindi questo è il momento in assoluto più importante. Dopodiché le sinapsi vengono mantenute più o meno ovviamente fino alla vecchiaia. Cosa succede in situazioni patologiche? Vediamolo di qua. Allora, questo grafico qui che vi ho fatto vedere corrisponde alla linea nera. Adesso vediamo che cosa succede nel caso dell'autismo, rappresentato dall'altra parte. Bene, il processo di eliminazione sinaptica, prima di tutto se ne formano di più, e poi il processo di eliminazione sinaptica sembra essere difettoso. Non vengono eliminate in maniera corretta, ce n'è un eccesso di queste sinapsi, ma quando ce ne sono tante non si riescono a stabilizzare bene e a formare i circuiti nella maniera corretta. E quindi succede che alla fine il paziente affetto da autismo ha un numero di sinapsi che è superiore rispetto al normale. Che cosa succede nella schizofrenia? Nella schizofrenia abbiamo il processo opposto, abbiamo un'eccessiva impoverimento ed eliminazione delle sinapsi, per cui alla fine il paziente schizofrenico ha un numero di spine più basso rispetto alla persona sana. E guardate che cosa succede nel caso della malattia di Alzheimer. Nel caso della malattia di Alzheimer tutto funziona benissimo fino a un certo punto e poi qua succede qualcosa che purtroppo tutt'oggi ancora non abbiamo capito bene e si ha una drammatica riduzione improvvisa del numero delle sinapsi.
questo qua, in cui la deflessione, vedete, è leggera, è quello che viene definito invecchiamento sano. E noi sappiamo oggi, non parlerò di sinapsi oggi, adesso ho quasi finito, vi racconto ancora un paio di cose e poi ho finito, non parlerò di malattia di Alzheimer, però voglio dirvi una cosa che si capisce già un po' sulla base di quello che abbiamo detto. Abbiamo visto che le sinapsi stanno in forma e funzionano bene, vi ricordate quello che vi ho fatto vedere dei topolini? L'attività fisica è fondamentale. L'apprendimento, il mantenere il cervello attivo è importante. Perché? Perché noi creiamo, costruendo i nostri circuiti e le nostre sinapsi, perché abbiamo un potere in qualche modo di poter controllare il numero di sinapsi e di farle stare in forma, perché basta che studiamo, che leggiamo, che non rimaniamo lì completamente atonici davanti alla televisione, ma se siamo curiosi, continuiamo a studiare, a imparare, a muoverci, poi di questo magari ne riparleremo ancora, a muoverci, perché a quei topolini l'effetto maggiore lo dava la ruota, lo dà la ruota. Se voi togliete la ruota c'è un potenziamento delle sinapsi, ma non così bello come lo avete in presenza della ruota. Attività fisica, correre, muoversi, attività aerobica, noi sappiamo oggi che sono in questo momento l'unica arma che abbiamo a disposizione per poter ritardare l'insorgenza di un'eventuale patologia e di mantenere il più possibile un invecchiamento di tipo attivo. Non possiamo prevenire la malattia di Alzheimer, però noi costruiamo quella che viene definita riserva cognitiva. Attraverso il movimento, l'attività fisica, come i topolini nella gabbietta arricchita, con l'ambiente arricchito, siamo in grado di mantenere una riserva cognitiva che poi la possiamo utilizzare come se fosse un salvadanaio, che poi piano piano tolgo un euro oggi, un euro domani, un euro dopodomani, però se il salvadanaio è bello pieno io vado avanti più a lungo, se il salvadanaio è vuoto dopo che ho tolto 3 euro ho già finito, la mia riserva cognitiva è finita. Quindi la nostra riserva cognitiva dobbiamo cominciare a costruircela da subito, da presto, da quando siamo giovani, e andare avanti, quindi muoverci molto, studiare, essere curiosi, ascoltare la musica, imparare le lingue, continuare a costruire nella nostra testa questa riserva che poi ci serve a mantenere l'invecchiamento attivo, quello in salute, e se proprio dobbiamo essere tra coloro che dovranno andare incontro a questo tipo di malattia, cercare di ritardarla il più possibile, far sì che questa curva si sposti più avanti possibile, e questo lo possiamo ancora fare. Non abbiamo farmaci che noi abbiamo oggi per la malattia di Alzheimer, sono dei farmaci sintomatici, non curano le radici della malattia, curano un pochino i sintomi, ma l'unica vera arma che noi abbiamo oggi per la malattia di Alzheimer è mantenere un corretto stile di vita. E quindi ovviamente, mi immaginate, questa cosa delle sinaptopatie è stata veramente un cambiamento di paradigma, c'è stata un'eccitazione enorme in tutta la comunità scientifica, si sono formate una serie di reti per studiare, reti di scienziati in vari posti in Europa. Questa è noi abbiamo fatto parte, il mio laboratorio ha fatto parte di 2 o 3 di queste reti, questa è una foto, qui ero ben più giovane, beata me, e queste, vedete, sono le proteine che questa rete studiava per cercare di capire in che modo queste proteine potessero essere associate, per cercare di capire le basi della malattia. E però alla fine uno deve, dopo un po' di anni che abbiamo studiato entusiasticamente questa cosa, certamente abbiamo imparato tantissimo, però c'è una cosa abbastanza evidente che non si può ignorare, e cioè che le malattie, le sinaptopatie, le malattie del neurosviluppo, l'autismo, la schizofrenia, anche la malattia di Alzheimer, che non è una malattia del neurosviluppo ma una malattia neurodegenerativa, hanno una caratteristica: ci sono una percentuale di forme che sono familiari. Quindi familiari che cosa vuol dire? Vuol dire che sono originate da una mutazione genetica, da un'alterazione del nostro genoma. E sono quelle che noi avevamo identificato come sinaptopatie, e fin qui va bene, ma il problema è che non tutte sono così. Se noi andiamo a vedere quante malattie del cervello, autismo, schizofrenia e anche malattia di Alzheimer hanno una base genetica, sono poche, sono tutte malattie che si dice sono complesse.
cioè non sono monogeniche, non sono malattie che in cui si ha un'alterazione di un gene e una patologia. Forse il caso di Nika, di quella ragazzina che vi ho fatto vedere prima, nel caso di SNAP25, è uno dei pochi casi in cui una mutazione in un singolo gene causa una patologia, ed è per questo che è interessantissimo andare a studiare la funzione del gene, perché se una mutazione genera una patologia è chiaro che è molto interessante, si può imparare tantissimo. Però le varianti sono cioè noi abbiamo, sono poche le malattie in cui noi abbiamo un processo di ereditarietà stile Mendel, tipo i famosi piselli di Mendel. Questo succede veramente raramente, mentre sempre più frequentemente si va in questa direzione in cui abbiamo delle varianti genetiche che sono complesse, sono polimorfismi, sono piccole mutazioni, sono a livello di tanti geni, si mescola tutto insieme, diventa tutto estremamente più complicato da capire, e purtroppo la maggior parte sono là, perché quando noi parliamo di autismo e di schizofrenia e vi dico una sinaptopatia, sono stati trovati geni, codificano per proteine della sinapsi e siamo tutti contenti e diciamo ok, perfetto, allora possiamo studiarli dentro, ma in realtà le percentuali di schizofrenia e di autismo di base genetica sono il 2, il 3, il 4%, non di più, e tutti gli altri da dove arrivano. E quindi piano piano la gente ha cominciato a rendersi conto che nel caso delle malattie del cervello, sì, ok, la genetica è importante, però in realtà noi abbiamo una grossa componente dell'ambiente. Pensate che due gemelli monozigoti affetti con una mutazione associata a che diciamo che genera dal punto di vista patologico forme di schizofrenia, due gemelli, la concordanza, cioè la possibilità che tutti e due siano ammalati di schizofrenia è del 50%, e l'altro 50% da che cosa dipende? Dipende dall'ambiente. E questa cosa chiaramente ha cominciato a ronzare nella testa di tutti gli scienziati, e quindi anche nella nostra piccola testa ha cominciato a ronzare. E in particolar modo, quando si dice ambiente, che cosa si dice? Siccome stiamo parlando di cervello, di che cosa si sta parlando? Ed ecco che esce fuori un altro componente fondamentale, che risulta essere fondamentale in tantissime malattie e anche nelle malattie del cervello, e cioè l'infiammazione. L'infiammazione, il killer segreto, il fuoco dentro, cioè da diversi anni siamo sottoposti a questa continua informazione che ci dice attenzione all'infiammazione. L'infiammazione può essere importante. E allora diciamo, vabbè, ok, l'infiammazione, siamo abituati a pensare all'infiammazione, ma il cervello, cosa c'entra il cervello con l'infiammazione? E invece il cervello c'entra tantissimo con l'infiammazione, tantissimo. Guardate per esempio, adesso noi sappiamo che nel caso dell'autismo noi abbiamo una forte componente infiammatoria. Nel caso della schizofrenia, vedete, questo qua sono dei marcatori che consentono di vedere i livelli di infiammazione all'interno del cervello, vedete, questo è un signore sano, questo è a alto rischio e questo è un paziente con schizofrenia. Da dove arriva l'infiammazione nel cervello? L'infiammazione nel cervello è regolata, e qua si arriva a quello che vi dicevo prima, è regolata dal fatto che nel cervello non ci sono soltanto i neuroni sono una parte di cellule, ma in realtà il grosso delle cellule è rappresentato da altri componenti non neuronali, si chiamano cellule gliali. Si dice che glia in realtà vuol dire colla, e l'idea che si chiamassero glia è perché all'inizio si pensava che queste cellule in realtà rappresentassero un po' la colla che tenevano insieme i neuroni. Adesso noi sappiamo che le cellule gliali svolgono un ruolo spaventoso all'interno del cervello, hanno una quantità di ruoli incredibile. Non abbiamo tempo oggi di parlarne, ma gli astrociti, per esempio, sono i migliori amici della sinapsi, la avvolgono, con i loro processi avvolgono completamente la sinapsi, e continuano a scambiare informazioni e segnali tra l'astrocita e la sinapsi, che mantiene la sinapsi funzionale. Ma in realtà le cellule di cui vi voglio parlare oggi sono un altro tipo di cellula, sono queste qua, la microglia. La microglia in realtà è una cellula del sistema immunitario,
Pensate che un tempo si diceva il cervello è immunologicamente protetto, ma non è così, assolutamente non è così. Le cellule della microglia di fatto sono delle cellule di derivazione immunitaria e sono presenti normalmente dentro il nostro cervello. E ce ne sono tante, eh? Eccole qua, guardate, queste qua sono le cellule, questo è uno schemino, questa qua è una microglia, questa qua verde, questa è una ricostruzione di una microglia nel cervello, queste qua in verde è una colorazione all'interno, e ce ne sono veramente tante di queste cellule microgliali. E che cosa fanno? Fanno le sentinelle, fanno i poliziotti, se ne stanno lì e controllano l'ambiente, che tutto vada bene. E come fanno? Hanno questi processi lunghissimi per cui continuano a tastare l'ambiente intorno, e se voi lo guardate in vivo è meraviglioso, è bellissimo. Se voi guardate un cervello con una colorazione, con una microglia verde, la guardate al microscopio in vivo, vedete tutti questi processi che continuano, va, tocca, controlla, tutto, deve essere tutto sotto controllo da parte della microglia, e mantiene questa forma di tipo un po' ramificato. Quando arriva un segnale di pericolo, per esempio l'ATP, che cos'è l'ATP? L'ATP è una sostanza che viene, la molecola, diciamo, che rappresenta in qualche modo la base dell'energia, della produzione di energia da parte della cellula, ma viene rilasciata anche in situazioni di danno. Quindi ammettiamo che ci sia un danno, un ictus per esempio, un danno all'interno del cervello. La microglia lo sente, che cosa fa? La prima cosa che fa, ritrae immediatamente tutti questi i suoi processi, diventa rotonda, ameboide, e comincia a muoversi, acquisisce una motilità spaventosa. Mentre prima si muovono i processi, ma il corpo cellulare della microglia sta fermo, invece una volta che i processi si sono retratti, comincia a muoversi, si sposta nelle zone dove c'è stato il danno, e qui comincia a far pulizia, è come se fosse uno spazzino, e fagocita, mangia, per esempio se un neurone è andato incontro a degenerazione, ci sono quindi pezzettini di neurone che devono essere ripuliti, li mangia e li elimina. Quindi cambia la forma, e quindi ha un ruolo ovviamente che è positivo, come tutte le infiammazioni nel nostro corpo hanno un ruolo positivo. L'infiammazione è un processo di risposta del nostro organismo, l'aumento della temperatura per esempio che è associato a un'infiammazione, è un processo positivo che però poi deve down regolarsi. Quando diventa il problema? Che se questo processo poi non si spegne e continua a rimanere acceso, magari neanche a livelli altissimi, anche a livelli intermedi, ma acceso per tanto tempo, allora comincia a causare un danno. Perché causa un danno? Perché la microglia, nel tempo che diventa fagocitotica, diventa rotonda, ameboide, fa tutto questo mestiere, comincia a rilasciare una serie di sostanze che sono le cosiddette citochine pro-infiammatorie. E si chiamano con dei nomi complicatissimi come il TNF-alfa, l'interleuchino 1-beta, l'interleuchina 6, ma indipendentemente da come si chiamano, queste sostanze sono dannose per il neurone, sono dannose, quindi qua l'ambiente del neurone diventa infiammato, quindi c'è un processo di infiammazione, e questa cosa ovviamente al neurone non fa bene per niente. E così a un certo punto abbiamo dovuto renderci conto che qua probabilmente noi stavamo un po' sottovalutando il ruolo fondamentale di queste cellule, che non potevamo far finta di niente e continuare a lavorare sui geni della sinapsi. Questo era importante, e allora abbiamo detto: ma non è che per caso questa situazione di infiammazione è in grado di alterare direttamente la funzione della sinapsi? Questa cosa non l'ha guardata ancora molta gente. Che l'infiammazione causi delle difetti del comportamento, questo assolutamente sì, ma che ci sia un cambiamento specifico a livello della sinapsi non l'aveva mai visto nessuno. E allora abbiamo detto, boh, tutto sommato abbiamo studiato la sinapsi per così tanti anni, forse si potrebbe cercare di dare un contributo a questo. Però avevamo un piccolo problema, che le cellule microgliali sono cellule del sistema immunitario, e il sistema immunitario è complicatissimo, quindi noi possiamo cavarcela più o meno nelle neuroscienze, ma non è che ci possiamo improvvisare come piccoli immunologi.
E così è partita la mia nuova, diciamo, avventura e mi sono spostata in Humanitas, perché in Humanitas è un'istituzione, diciamo, che ospita scienziati e immunologi di altissimo livello, e quindi ho pensato, ma magari forse potrebbe essere il momento di iniziare un'avventura e magari di cominciare a lavorare in squadra, e magari noi che sappiamo di neuroscienze portiamo le neuroscienze in Humanitas, dove non, a parte la parte clinica di neuroscienze di base non c'era praticamente niente, e dall'altra parte però possiamo imparare da loro. E così appunto sono arrivata in Humanitas ed è partito il Neurocenter, di cui appunto sono responsabile, che è una struttura in ambito di neuroscienze che vuole mettere insieme tre diverse gambe: la ricerca, la clinica e l'educazione, quindi l'università. C'è un'università, questo sono un gruppetto di studenti della scuola di specializzazione in neurochirurgia, abbiamo molte scuole di specializzazione, gli studenti di medicina dei corsi internazionali che studiano qua cominciano a frequentare laboratori già dal secondo o terzo anno, ed è una comunità veramente molto bella, perché gli studenti vengono in laboratorio e poi vanno a lezione e poi passano in reparto, e si crea veramente un ambiente estremamente interessante e bello, dove i ragazzi sono veramente partecipi delle attività che si svolgono, e noi ci sentiamo veramente di fare la differenza nei loro confronti. E le neuroscienze ovviamente piacciono a tutti, perché non possono non piacere le neuroscienze, sono la cosa più bella, per cui piacciono a tutti di sicuro. E quindi abbiamo pieni di studenti di medicina che al secondo o terzo anno arrivano in laboratorio. E quindi abbiamo cominciato a studiare, quindi vi racconto l'ultimo pezzettino di questa storia. Abbiamo cominciato a cercare di capire in che modo la microglia interagisce con la sinapsi. E vi racconto brevemente due cose, ma veramente brevi, perché non voglio tediarvi più di un tanto. Ci sono due modi attraverso cui la microglia interagisce con la sinapsi. La prima, quella di sopra, è la eliminazione delle sinapsi. Vi ricordate il processo che vi ho fatto vedere delle sinapsi che vengono eliminate durante lo sviluppo? Bene, è la microglia che le elimina. Vi ho detto che la microglia è in grado di fagocitare, fagocita anche le sinapsi. Ed è in grado quindi di farle in situazioni fisiologiche, quindi quando durante lo sviluppo del cervello, quando devono essere eliminate, la microglia svolge un ruolo fondamentale. E qui noi abbiamo dimostrato che c'è una proteina in particolare della microglia che si chiama TREM2, e che abbiamo visto che, caspita, questa proteina è fondamentale, perché se c'è TREM2 dentro la microglia è in grado di fare il processo di eliminazione delle sinapsi, e il topolino se ne sta tranquillamente, il nostro modello, diciamo, su cui studiamo, il nostro topolino sta in normale salute e ha un comportamento sociale normale, ha una normale connettività neuronale, ma ben diversa è la situazione se la microglia manca di questa proteina, perché non è in grado di eliminare le sinapsi. Se non è in grado di eliminare le sinapsi, ne abbiamo un sacco, e allora sta cosa non va tanto bene. Ed infatti vi faccio vedere, proprio nel caso dell'eliminazione delle sinapsi, noi abbiamo dimostrato, facendo insieme delle colture in cui mettevamo insieme i neuroni e la microglia di controllo, oppure la microglia che mancava della proteina TREM2, senza entrare troppo in dettaglio, quello che voglio farvi vedere è che in assenza della proteina l'eliminazione sinaptica non avviene. E se non avviene l'eliminazione sinaptica, noi abbiamo già un po' capito che cosa potrebbe succedere, siamo andati a vedere che cosa succedeva al comportamento del topolino. E abbiamo trovato, e non ce l'aspettavamo tanto, anche se forse potevamo attendercelo da tutto quello che vi ho raccontato, mancata eliminazione, tante sinapsi, è caratteristica dell'autismo, siamo andati a vedere come si comportavano questi topolini ed avevano dei comportamenti che erano estremamente simili, che in qualche modo ricordano moltissimo i comportamenti dell'autismo, come per esempio il fatto, quello che viene detto self-grooming, quindi la capacità del topolino di grattarsi il naso, è un atteggiamento di tipo ripetitivo che è molto superiore nel topolino mutato, e anche la sociabilità. La sociabilità è un test carino, per cui si mette due gabbie, sono tre gabbie, si mette un topolino in mezzo e da una parte si lascia la gabbia vuota e dall'altra parte si mette un altro topolino. Quello nel mezzo, ovviamente, cioè la gabbia vuota, sì, ok, la guarda, è vuota, chi se ne importa, e sta tanto tempo invece vicino all'altra gabbia dove c'è un possibile amico.
E quindi c'è un comportamento sociale molto spiccato nei topolini in salute. Questo è il tempo che viene passato con, diciamo, che passa nel centro, e questo invece è il tempo che il topolino passa vicino alla gabbia con l'altro topolino, il cospecifico si chiama. Bene, in assenza di TREM2, questi topolini non interessa un bel niente, stanno di là, proprio completamente, comportamento sociale completamente alterato. E cosa ancora più interessante, abbiamo trovato che nei cervelli post mortem di pazienti affetti da autismo, se noi li andiamo a prendere esattamente in questa finestra temporale tra i 5 anni e i 23 anni, che è il tempo in cui le sinapsi vengono eliminate, abbiamo una riduzione di questa proteina. Quindi abbiamo dimostrato quindi che effettivamente la microglia è importante nel processo di eliminazione sinaptica, e quindi che il sistema immunitario è in grado, in qualche modo, sotto forma di microglia, sistema immunitario sotto forma di microglia, è in grado di regolare il numero e la formazione, il processo di eliminazione sinaptica. E poi stiamo anche lavorando per vedere quanto queste famose citochine pro-infiammatorie che vi ho detto, che vengono rilasciate dalla microglia, il TNF-alfa, l'interleuchina 6, l'interleuchino 1 beta, se danneggiano la sinapsi. Vi faccio soltanto vedere una roba rapidissima, senza entrare troppo in dettaglio. Abbiamo visto che una di queste citochine, che è l'interleuchina 1 beta, regola dei livelli di espressione di una proteina della sinapsi, e voi direte ok, va bene, dov'è il problema? E il problema è che questa proteina che abbiamo identificato si chiama MECP2. La proteina MECP2 è la proteina che è alterata nelle pazienti che sono affetti da sindrome di Rett. Sono bambine normalmente, con grossissimi ritardi mentali, un grosso ritardo mentale, una dimensione del cervello ridotta, addirittura alterazione in capacità di controllo del sistema nervoso autonomo, in assenza di questo gene. E poi c'è la patologia opposta, quindi se il gene manca si ha la sindrome di Rett. Se invece il gene è duplicato, si ha un'altra patologia che si chiama overespressione, duplicazione di MECP2, ed anche in questo caso si hanno una serie di alterazioni del sistema cognitivo, ritardo mentale, autismo, stereotipie, quindi comportamenti sempre ripetuti, un controllo motorio molto povero. E ci sono moltissimi studi che quindi ci dicono che MECP2 è una proteina che deve essere regolata perfettamente, né troppo poca né troppo tanta, deve essere giusta. Ed infatti poi si è visto, senza entrare troppo nel dettaglio, che se non è regolata nella maniera giusta, le sinapsi non sono in grado di andare incontro ai fenomeni di potenziamento. E quindi, se ci pensate bene, il fatto che una molecola infiammatoria sia in grado di regolare i livelli di una proteina così importante ci sta dicendo qualcosa di veramente rilevante. E quindi, in qualche modo, qui sono arrivata un po' alla fine di questa storia, qui siamo arrivati, la sinapsi è diventata sempre più complicata, stiamo passando da un concetto di sinaptopatia, stiamo passando a un concetto di immunosinaptopatia, cioè in modo in cui il sistema immunitario è in grado di regolare la funzione della sinapsi. E quindi questa è un po' la storia scientifica. Mi piacerebbe concludere con due cose che vorrei dirvi. Che cosa è che ho imparato fino ad ora? Beh, la prima cosa che ho imparato è che bisogna lavorare insieme, bisogna far squadra, come in tutto, in particolare nella scienza, ma non soltanto. Bisogna lavorare insieme, bisogna imparare gli uni dagli altri, mi viene in mente quello che era scritto sulla porta dell'università di Yale, della scuola di medicina, che dicevano una frase bellissima scritta in greco, diceva: i portatori di lampade si fanno luce gli uni con gli altri. È la luce degli altri che ti illumina ben di più di quella che porti tu. Grazie. Grazie, affascinante. Le frontiere più estreme della scienza. Contate quante spine dendritiche si sono formate. Tantissime, vedo spine che spuntano da tutte le parti. Io ne ho un sacco, li sento proprio, devo dire. Insomma. Grazie mille, grazie davvero. Approfittiamo della tua presenza per
toglierci anche qualche curiosità, quindi se dal pubblico abbiamo delle domande, le raccogliamo rapidamente. Intanto propongo all'assessora di cambiare nome alla biblioteca, chiamarla Sinaptoteca. Bella, bellissima, eh? Bellissima. Ma sai, Sinapto, se ci pensi, sun apto, che vuol dire lavoro insieme. Vedi? Perfetto. Vedi che tutto torna. Prego, la domanda. Buonasera. Tutto interessantissimo quello che lei ha detto. Grazie. Il cervello è una macchina perfetta finché funziona, ma quando non funziona sono dolori. Allora io le vorrei rivolgere due domande. Mi scuso se non è proprio il suo campo di ricerca. Nel caso di malattie gravi come la SLA o simili, cosa succede esattamente? E soprattutto, esiste una cura per, non dico guarire, ma per rallentare la malattia? Secondo, lei ha parlato giustamente di fattori ambientali. D'accordo, ma sembra che piova tutto così dal cielo o da qualche fonte misteriosa, ma non vi siete concentrati sui fattori ambientali tipo l'inquinamento atmosferico, le radiazioni nucleari, gli esperimenti atomici che ci bombardano continuamente, le onde elettromagnetiche? Cioè, a mio parere, voi scienziati dovreste fare un lavoro di questo genere, accanto a quello giustissimo di ricerca, di studio, eccetera, altrimenti la battaglia non la vincerete mai. Grazie. Allora, la SLA è una malattia, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia del sistema nervoso, in particolar modo colpisce i motoneuroni. In realtà adesso si sta cominciando, grazie anche alla terapia genica, si sta cominciando ad avere dei miglioramenti e si può cominciare a pensare a una speranza di risoluzione anche per la SLA. Riguardo alla seconda domanda, certo, ci sono molti laboratori che lavorano su anche problemi di inquinamento ambientale, ci sono in realtà alcune vecchie evidenze di alcune patologie che possono essere correlate direttamente a problemi di inquinamento ambientale. Per esempio, mi viene in mente nel caso della malattia di Parkinson, il famoso Paraquat, ti ricordi? C'è stato un sacco di clamore sul fatto che la malattia di Parkinson possa essere, che viene mimata in qualche modo nei modelli animali da una molecola che si chiama MPTP, che è molto simile a un diserbante, credo che sia un diserbante, si chiama Paraquat. E quindi veniva fuori che poi dal punto di vista epidemiologico magari persone che erano state più esposte, però in realtà delle dimostrazioni che proprio così chiare che ci sia una correlazione tra il diserbante e l'insorgenza della malattia di Parkinson non ce le abbiamo. Certamente io sono d'accordo con lei, certamente vivere in un ambiente inquinato ovviamente non aiuta, perché chiaramente quando noi diciamo che dobbiamo mantenere il carico infiammatorio del nostro organismo basso più possibile e parliamo di stili di vita, ovviamente con questo intendiamo a 360 gradi tantissime cose, intendiamo poter vivere appunto in un ambiente dove l'aria sia respirabile, dove ci si possa muovere, dove si possa mangiare del cibo che non è contaminato. Sappiamo perfettamente che questo è un problema. Noi come scienziati cerchiamo di lavorare, di cercare di capire il più possibile quelli che possono essere gli aspetti su cui ci si può poi concentrare per cercare di migliorarli. Non c'è dubbio che il problema dell'inquinamento sia un problema gravissimo e sono assolutamente d'accordo con lei. E ci sono una serie di studi epidemiologici che ci dimostrano che non soltanto i tumori, ma anche le malattie cardiovascolari e anche le malattie del cervello sono più frequenti in ambienti dove l'inquinamento è maggiore. Purtroppo come scienziati noi possiamo soltanto raccontare queste cose e cercare di far capire a più persone possibile quanto sia importante vivere in un ambiente sano e avere uno stile di vita sano e sperare di poter incidere. Poi Elena, lei nelle alte sfere, cerca di fare il più possibile. Grazie. Prego, c'è un'altra domanda, mi sembra. Qua, in fondo. Un attimo solo, ci arriviamo. Ecco, prego. Salve, grazie. Un paio di domande veloci. Sulla formazione delle sinapsi che ha fatto vedere dopo il periodo adolescenziale, il dubbio era questo: c'è la possibilità con uno stile di vita sano, correndo, facendo queste attività,
di farle ricrescere come numero o solo crescono nella, nella dimensione? E questa è la prima. La seconda sulla, nei casi di schizofrenia, le medicine che vengono utilizzate che effetti hanno? Sono solo palliativi o aiutano a migliorare la, la condizione delle sinapsi? Ok, allora la prima domanda, aspetti un attimo, qual è che era? Adesso mi stavo pensando alla seconda. Ah, sì, in che periodo? Dunque, certamente. Allora, in realtà è un argomento che è abbastanza discusso in questo momento. Fino a 20 anni fa, 25, forse anche un po' di più, 30 anni fa si considerava, si diceva che i neuroni e le sinapsi vanno incontro a una progressiva riduzione, cioè si nasce con un certo numero di neuroni e poi progressivamente si riducono. Questo si è scoperto già da tantissimi anni non essere vero. Ci sono nel cervello delle nicchie di neurogenesi in alcune aree del cervello in cui i neuroni vengono costantemente rinnovati e nascono nuovi neuroni che poi colonizzano le varie aree del cervello. Ultimamente qualcuno ha messo in dubbio l'esistenza di una neurogenesi, si chiama adulta, ma in realtà sembra che questa sia effettivamente così. Tra l'altro, un aspetto molto interessante, tra le cose che regolano la neurogenesi, uno dei fattori che contribuisce di più, su cui anche Elena ha studiato tantissimo e ancora sta studiando, è il BDNF. Il BDNF è un fattore di crescita, si chiama Brain Derived Neurotrophic Factor ed ha un ruolo molto importante sia nella crescita dei processi che nella formazione delle sinapsi, quindi in generale nei processi di plasticità, ma è molto importante anche nei processi di neurogenesi, quindi di formazione di nuovi neuroni. Allora, il BDNF si è scoperto che è una delle molecole che vengono prodotte in quantità piuttosto importante nel trattamento, per esempio, con antidepressivi. Gli antidepressivi aumentano la produzione di BDNF, ma una delle cose che aumenta la produzione di BDNF senza andare agli antidepressivi è la corsa. Il running, il jogging, aumenta i livelli di BDNF nel nostro cervello. E se ci pensate, non è un caso che quando una persona comincia ad avere un po' di sintomi di depressione va dal medico, la prima cosa che il medico gli dice, cioè faccia un po' di attività fisica. Beh sì, faccia un po' di... Ma invece no, è vero, faccia un po' di attività fisica, aumenti i livelli di BDNF nel suo cervello. Quindi no, i neuroni e le sinapsi continuano a formarsi durante tutta la vita e l'importante è che appunto noi cerchiamo di comportarci in maniera tale da favorire la loro crescita e la loro, e quindi il movimento, per esempio, come abbiamo detto tantissime volte ormai, è molto importante. Tenete di conto che il movimento, la corsa, riduce anche i livelli, il carico infiammatorio dell'organismo, quindi ha veramente un ruolo importante. Sono le attività aerobiche soprattutto che hanno questo tipo di ruolo. La seconda domanda è i farmaci della schizofrenia. Allora, nel caso della schizofrenia, le vie che vengono in generale colpite, che vengono trattate con i farmaci, sono le vie della dopamina, vie dopaminergiche. I farmaci che noi abbiamo, cosiddetti antipsicotici, abbiamo due tipi di antipsicotici, diretti e cosiddetti indiretti. Quelli più vecchi sono abbastanza efficaci nel ridurre la sintomatologia, quelli che vengono definiti sintomi positivi della malattia, quindi le allucinazioni visive, uditive, le paranoie, questo tipo di sintomi, tutto sommato sono quelli che si riescono a tenere sotto controllo meglio. Più difficili invece da curare sono i sintomi negativi, quindi l'apatia, il fatto di chiudersi, la mancanza di concentrazione, i sintomi cognitivi sono più difficili da curare, da trattare. Purtroppo devo dire che nel caso della schizofrenia, come peraltro nel caso di malattie neurodegenerative, i farmaci sono essenzialmente di tipo sintomatico, cioè non si riesce a curare la radice della malattia, così come succede nella malattia di Alzheimer, così come succede nella malattia di Parkinson. Nella malattia di Parkinson i farmaci che noi usiamo sono lo stesso farmaci di tipo dopaminergico, in questo caso aumentano la trasmissione dopaminergica, nel caso della schizofrenia invece tendono a ridurla.
Ma il problema è che riusciamo a mantenere sotto controllo i sintomi motori del Parkinson, che è causato da una degenerazione di gruppi di neuroni in alcune aree del cervello, essenzialmente nei nuclei della base. Questi neuroni vanno incontro a morte, quindi i neuroni della cosiddetta sostanza nigra vanno incontro a morte, e quindi si ha un deficit di trasmissione dopaminergica, perché questi sono neuroni che rilasciano la dopamina, e quindi quello che succede è che si ha tutta la sintomatologia del Parkinson. I farmaci che cosa fanno? Cosa vuol dire quando dico che sono sintomatici? Allora, il Parkinson, faccio per fare un esempio, ma questo vale per molte malattie del cervello, per il Parkinson è molto, molto facile, per cui è più facile parlarne. Muore il neurone dopaminergico, che cosa facciamo noi con i farmaci? Somministriamo la levodopa. Che cos'è la levodopa? È un precursore della dopamina, quindi cerchiamo in qualche modo dall'esterno di potenziare, di ritirar su la trasmissione dopaminergica, ma il neurone è morto, quindi io posso trattare il sintomo, posso in qualche modo mettere un cerotto e dire ok, se mi muore il neurone dopaminergico cerchiamo di dare dei farmaci per tirar su la facciamo finta, diamo degli agonisti, e non ce l'ho più il neurotrasmettitore, perché il mio neurone, vi ricordate il potenziale d'azione, la sinapsi muore, e quindi lì le vescicole sinaptiche che dovrebbero rilasciare la dopamina non la rilasciano più. Allora noi che cosa facciamo? Imbrogliamo il cervello con un farmaco, perché utilizziamo un farmaco, che è una sostanza che si lega direttamente sul recettore della dopamina e fa pensare al cervello che sta ricevendo il neurotrasmettitore, e quindi l'attività in qualche modo si mantiene. Però nel frattempo i neuroni muoiono. Nella malattia di Parkinson, pensate che la sintomatologia viene fuori quando i neuroni ormai sono morti al 60-70% e continuano a morire progressivamente ogni anno. E noi trattiamo il sintomo, ma non sappiamo trattare la radice, cioè non sappiamo far smettere i neuroni di morire. Questo è il grossissimo problema che noi abbiamo con le malattie neurodegenerative, e in qualche modo ritorna anche alla sua domanda, anche nel caso della schizofrenia non siamo in condizione di curarla. C'è da dire che nel caso della malattia di Parkinson e della schizofrenia i farmaci che abbiamo a disposizione sono, tutto sommato, non sono cattivi farmaci, la seconda generazione di antipsicotici è buona, e se il paziente alla fine risponde alla terapia, non tutti rispondono, ma quelli che rispondono sono in grado, sotto terapia, di poi di riprendere una vita lavorativa e sociale praticamente normale. Nel caso della malattia di Alzheimer non ce la facciamo neanche a trattare i sintomi, perché soltanto una piccola percentuale di pazienti, in questo caso i farmaci simulano una trasmissione di tipo colinergico, cioè mediata dall'acetilcolina, perché sono essenzialmente quelli neuroni soprattutto che vanno incontro a morte, si cerca in qualche modo di pompare l'attività colinergica dall'esterno, ma non ci si fa, e i neuroni continuano a morire. Quindi questo è il grosso, grosso problema, e molte delle malattie che noi abbiamo, sono dei farmaci che noi abbiamo per le malattie neurologiche e psichiatriche, sono sintomatici. Elena, una domanda, poi chiudiamo. Ah, ci sono due domande, raccogliamole tutte e due allora, veloce. Tre, veloci però. Una particolare, magari anche un po' divertente. Anziani che non ci sentono e che non utilizzano l'apparecchio acustico, si stanno rovinando le sinapsi? Sì, è vero, è semplice. Assolutamente sì. Quell'altro è più generale, per cui magari ricordarlo agli anziani. L'altra più generale è questa: quanto sono importanti gli animali per voi per poter fare queste ricerche? Perché è importante che le persone... Posso rispondere intanto a queste? Sì, sì, sì. La questione dell'udito è una domanda fantastica, perché assolutamente questa cosa sta emergendo in maniera molto chiara. I difetti, i problemi, problematiche di udito dovrebbero essere curate rapidamente, perché il fatto per una persona anziana di non sentire aumenta, in qualche modo riduce l'ulteriore potenziamento delle sinapsi. Quindi assolutamente sì, i disturbi uditivi sono da trattare, da curare subito.
La seconda domanda, per noi gli animali sono fondamentali, non possiamo assolutamente fare a meno, cioè pensate ai farmaci, pensate ai meccanismi delle malattie, come faremo, dove, su che cosa noi possiamo lavorare per riuscire a individuare un meccanismo di una malattia, a testare una molecola che possa poi alla fine curare tutto quello che noi abbiamo oggi, tutto quello che abbiamo a disposizione oggi e che la medicina ci aiuta e che ci fa vivere fino all'età a cui viviamo, che, cioè, se ci pensate rispetto a 50 anni fa la nostra aspettativa di vita è cresciuta tantissimo, abbiamo farmaci per curare moltissimi tipi di patologie, senza gli studi sugli animali sarebbero stati assolutamente impossibili. Noi abbiamo una regolamentazione in Italia che è strettissima, cioè non, in realtà sappiamo che, cioè, tutte queste storie che sentiamo, i ricercatori minacciati di morte, quelli che lavorano su animali che vengono, cioè noi al Dipartimento di Farmacologia, quando ancora lavoravo in via Vanvitelli, sono entrati gli animalisti all'interno del un gruppetto di ragazzi, sono entrati una domenica sera, mi hanno telefonato, io in quel periodo ero pure vice direttore, una domenica sera mi hanno chiamato e mi hanno detto vieni immediatamente qua, c'è un disastro, sono arrivati un gruppo di ragazzi che utilizzando una qualche tessera, non so da dove l'avessero presa, sono entrati, sono arrivati su nello stabulario, si sono, dove sono, diciamo, mantenuti tutti i topolini che vengono curati come se fossero le cose sacre da noi ricercatori, e li hanno aperto tutte le gabbie, per cui tutti questi topolini hanno cominciato ad andare in giro, li hanno poi messi dentro delle scatole, alcuni di questi ragazzi si sono incatenati alla porta in modo tale che se qualcuno avesse provato a entrare sarebbero rimasti strozzati, quindi per dire, perché non volevano che entrasse nessuno. La polizia è venuta e non ha fatto assolutamente niente, poi si è cercato, cioè stavano lì e cercavano di controllare perché ovviamente c'era paura che potesse succedere qualcosa di ancora più grave. Dopodiché, parlandoci una cosa l'altra, alla fine c'è stata una trattativa e questi sono usciti con delle scatole, con i topolini dentro e sono partiti e dopodiché a quel punto sono andati e siamo andati su a vedere il stabulario e io mi ricordo ancora veramente gli studenti, i ragazzi, perché quando questa cosa è cominciata a girare i nostri studenti hanno cominciato la domenica sera, era mezzanotte e mezzo, poi questa roba è andata avanti fino alle 2 alle 3 di notte, hanno cominciato a venire da casa loro a vedere che cosa era successo, siamo arrivati su, mi ricordo ancora lo stabulario era completamente devastato, c'erano questi topolini che giravano, i ragazzi piangevano perché chiaramente questi topolini poi sono stati liberati nell'ambiente, cioè delle cose pazzesche, come si può pensare di fare una cosa del genere? Non avranno, cioè, chiaramente non sono sopravvissuti, oltretutto tra l'altro magari alcuni avevano delle mutazioni, erano cioè delle cose veramente fuori di testa. Io non so come si possa veramente convincere le persone del fatto che veramente per noi gli animali sono, li trattiamo come se fossero, dico, come se fossero i nostri figli, ma con una cura e un'attenzione, e la legislazione che abbiamo in Italia è strettissima al punto tale che in Europa ci mettono nei guai perché ci dicono la vostra legislazione è troppo stretta. E ogni volta che dobbiamo fare una piccola variazione su un protocollo animale dobbiamo mandare i protocolli al Ministero della Salute che ce li spulcia, ce li rimanda indietro e rivengono corretti. Cioè siamo sotto controllo strettissimo ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Però non è possibile, nel momento in cui dovessimo smettere, cioè continuando così le persone sono abbastanza disperate, cioè ci sono persone che a un certo punto smettono perché dicono basta, non ce la faccio più, non è che posso tenermi, però noi non possiamo far diversamente. Ok, grazie. Grazie. Ultima. Solo per dire che prima si è accennato al fatto che voi venendo qui vi sentite a casa vostra, no, siamo noi che ci siamo sentiti a casa in un bellissimo ambiente dove lei mi ha dato mi ha fatto leggere tutto un libro di scienze senza che apra una pagina. Grazie, grazie davvero, grazie, signora, grazie. Grazie. Grazie infinite. L'ultima davvero. In parte ha risposto sul discorso degli animali e quello che effettivamente vi trovate a dover combattere. In Italia abbiamo la protezione dei topolini e in altri posti probabilmente non c'è. Cosa distingue lo scienziato italiano dallo scienziato americano, dallo scienziato cinese?
il budget che ha a disposizione. Quindi se io le dessi un budget il doppio di quello che lei ha a disposizione, riuscirebbe a risolvere malattie come l'Alzheimer o come altre malattie, oppure in ogni caso non servirebbe a molto? Questa è una domanda curiosa. Certamente sarebbe di enorme aiuto. Noi in Italia lavoriamo con pochissimi fondi, perché non abbiamo pochi finanziamenti, dallo Stato non abbiamo praticamente niente. Le strategie di finanziamento ci stiamo lavorando e combattendo da anni, perché ci sia appunto un'agenzia della ricerca che valuti e sia in grado di distribuire fondi in maniera corretta in relazione appunto al merito dello scienziato. Ma di fatto noi viviamo su fondazioni come Teleton, come Cariplo, come AIRC. Senza di loro noi non andremmo avanti. E poi ovviamente l'Europa, i finanziamenti europei. Che cosa ci differenzia rispetto agli scienziati americani o rispetto agli scienziati cinesi? Non vorrei dire delle cose che sembrano banali, però il fatto è che secondo me sono veramente un po' vere. Secondo me noi gli scienziati italiani sono un po' più creativi, secondo me. Cioè, forse perché siamo abituati a lavorare con meno soldi, certamente, forse perché, non lo so, la nostra cosa mediterranea, forse un po' come gli spagnoli, abbiamo questa voglia, questo modo di lavorare che ci coinvolge completamente. Sappiamo che questo è importante in un lavoro come la scienza, se non si è coinvolti emotivamente. E quindi lavoriamo bene, riusciamo a lavorare anche con pochi soldi, e sappiamo che in Italia, pur essendo tra i meno finanziati di tutta Europa, tuttavia la nostra produttività è molto alta. Se lei mi desse tantissimi soldi, io riuscirei a risolvere l'Alzheimer? Probabilmente non è sufficiente, non è sufficiente. Credo che probabilmente quello che, di cui ci, sa, cioè, ci può essere veramente bisogno, io adesso non vorrei essere ripetitiva, ma veramente cercare di lavorare tanto insieme, perché io ho l'impressione che emerge veramente che le risposte siano al confine tra le varie scienze, perché ognuno ha continuato a lavorare all'interno del proprio campo e si può essere assolutamente outstanding, però è come se ci fosse un po' un soffitto di vetro, entro un certo limite si può andare sempre più in alto, però magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che ci sia un soffitto di vetro oltre il quale non si va. E ho l'impressione invece che l'unico modo di spaccare questo soffitto sia cominciare a parlare con le persone che fanno un mestiere diverso e cominciare veramente a vedere le cose da un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che facciamo noi. Quindi probabilmente se io avessi tantissimi fondi, perché se lei arrivasse e mi regalasse tantissimi fondi, probabilmente cercherei di potenziare questo tipo di cose. Forse, non credo che risolverei l'Alzheimer, probabilmente no, c'è un mondo di persone che ci sta lavorando e ancora non l'abbiamo risolta. Però magari si potrebbe riuscire ad andare avanti meglio. Penso che si potrebbe fare dei passi più grandi se si riuscisse veramente a lavorare insieme, ma proprio con la voglia di riuscire a capire le cose, a guardare le cose con la testa di un altro, perché poi è questo che fa la differenza, secondo me. Grazie mille, questo è un bellissimo messaggio finale. Non devo nemmeno ringraziare per cosa ha fatto il pubblico, quindi grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Adesso vi lasciamo digiuni un paio di settimane, dovete correre in queste due settimane, così alzate il livello di non mi ricordo più cosa. BDNF. Ci vediamo il 15 novembre con il più grande paleoantropologo che io conosca, Giorgio Manzi, un meraviglioso viaggio a sentire come sente la vita un Neanderthal, che è nostro fratello. Nel frattempo vi annuncio che il 9 novembre invece in biblioteca ci sarà l'inaugurazione di una mostra sulla Luna nel 50° dell'allunaggio, quindi continua la scienza a Brugherio. Grazie e buonanotte a tutti.